Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo contorno occhi della Bottega Verde. Dice di essere, allora, Natural Lift, crema contorno occhi con argireline pluridefense ed estratto di mirtillo. Dice di essere una formula potenziata ed è adatta specifica per proteggere la pelle in questa zona particolarmente delicata ed difenderla dalla comparsa dei primi segni di espressione. Ok, allora confezione tutta rosa oltretutto, è anche bellina il colore, è questa qua classica con il beccuccio applicatore, 15 ml, ho segnato i prezzi da qualche parte, eccolo. Allora, prezzo pieno 26,99. Io l'ho pagato 4,99 con una di quelle cartoline promozionali ed è che prendi vari prodotti con grandi sconti. Comunque un prezzo scontabile. Allora, guardando il prodotto, che comunque sia, non so se si vede un po' contro luce, ma ho completamente finito, quindi ora vi mostro un breve swatch. Come una crema che è abbastanza leggera, quindi si picchietta bene sul contorno occhi, massaggia pochissimo tempo perché va ad assorbire molto velocemente. Ottima la sera, la mattina come base per il trucco perché assorbe velocemente. Se non sbaglio, esatto, ha un profumo abbastanza delicato, quindi comunque sia non va neanche a irritare la zona del contorno occhi. Non so se vi ho mostrato la confezione, che è questa qui. Mettere a fuoco no, eh? Ok, adesso non sono più a fuoco io? Ok, allora, dunque, intanto è un prodotto che effettivamente è idratante e basta, quindi va bene per tenere idratato il contorno occhi per prevenire la comparsa dei primi segni. L'ho voluto provare perché non l'avevo mai provato e a 5, neanche 5 euro mi sembrava un buon prodotto da provare. E dire che non lo compro più perché semplicemente è un prodotto idratante che comunque effettivamente idrata bene, non va a irritare il contorno occhi, non va a farla cremare, quindi per questo sicuramente, però niente di più. Io voglio un'azione un po' più anti-età e anti-segni del tempo. Questo va bene per contrastare i primi segni. Altra cosa che devo dire, e questo lo devo dire, Natural Lift. Guardando l'inci, ha questo qui l'inci. Allora, non sono cose malvagie, però ci sono tante profumazioni che effettivamente su un contorno occhi non lo metterei, quindi di naturale ha davvero poco. Io questo prodotto non lo posso bocciare perché effettivamente quello che dice lo fa, niente di più, ma lo fa. E quindi, se volete provarlo per contrastare i primi segni o comunque per tenere idratato il contorno occhi al prezzo promozionale di 4,99, sì, a prezzo pieno 26,99 vi dico assolutamente no, lasciate perdere. Comunque sia, io spero di esservi stata utile con questa recensione. Fatemi sapere se è caduto, se avete provato questo prodotto, come vi siete trovate e io come sempre spero di esservi stata utile e di avervi aiutato nella scelta dei vari prodotti, perché no? Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella lì sotto, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima! Ciao!